allora, Sanremo è di base una piccola tradizione, no? Che praticamente tutta l'Italia coltiva per una settimana. Io mi ricordo che sin da bambino me lo guardavo tipo con mia nonna nel lettone, poi piano piano con gli amici, quando diventi proprio acidissimo, no? Che inizi a commentare male tutti quanti. Infatti ho un po' paura perché mi ricordo io come commentavo gli altri e quindi adesso che ci sarò io mi fa un po' uno strano effetto. Chiederò clemenza. No, però io ci tenevo tanto a essere in questo Sanremo, ma perché quest'anno io avevo un progetto a cui tenevo tantissimo, quindi insomma l'idea di poterlo raccontare con proprio su quel palco, no? Che è il palco più importante d'Italia, insomma mi piaceva molto l'idea. Insomma, poi Conti ha deciso di sposare insomma il mio progetto e io non posso che ringraziarlo. Io sono un po' ancora tra i due mondi, no? Perché io vengo un po' dal talent, un po' dal web, però io sono molto orgoglioso della mia matrice web, soprattutto nel senso che io poi effettivamente nel web ho scoperto la mia reale libertà creativa, no? Adesso sembra che me la sto tirando, però è così. E, no, ma io sono contento insomma che Conti abbia aperto, no, questa possibilità. Ormai il web è una realtà innegabile, no? Quindi il fatto che un grosso media, un enorme, no, come può essere insomma la manifestazione di Sanremo, prenda in considerazione anche questa nuova realtà, per me è motivo di orgoglio. È una grossa sfida. Io mi rendo conto che Conti si è preso anche un bel rischio, no, nell'accettare questo tipo di dinamica musicale, però spero insomma di potergli rendere onore, quanto meno di non farlo vergognare. Sento una grossa responsabilità, e per la gente che ti sta guardando, nel senso che insomma Sanremo è visto, no, da quelle due persone così a caso, e poi sei su un palco davvero importante, cioè quel palco va rispettato, perché là sopra ci hanno cantato grandi, scritto tutto in maiuscolo proprio, capito? Quindi insomma io spero di poter dimostrare, di poter dire qualcosa là sopra, però ovviamente non posso che inginocchiarmi rispetto a tutta la magia, no, che è nata sopra, sull'Ariston, dentro l'Ariston, attaccato alle pareti proprio. Ma la settimana sanremese in realtà è tutta un po' particolare. Io sto scoprendo un piccolo cosmo a sé stante, però mi sto facendo un sacco di risate, perché poi alla fine è tutto anche molto comico, no? Se tutto quello che è la cornice, no, del festival è molto comico. Io, ma niente, praticamente ti svegli la mattina e inizi a parlare di te, no? Però io sono talmente tanto egocentrico che nel momento in cui mi dai una settimana in cui tutto il giorno puoi parlare di te, cioè a me non mi pare vero, capito? Cioè sto volando tipo altissimo. Poi in realtà sono tutti gli altri che mi ascoltano che dopo un po' mi dicono: Michele, basta con sta asciugata. Però mi diverte un casino. Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti i lettori di Metro. Ciao!